Comandante, un momento importante per la comunità di Squinzano, ma per tutti voi, la commemorazione di un vostro uomo che nel 1943 si sacrificò per salvare altri uomini. L'inaugurazione di questa piazza oggi a Squinzano è un momento importante che rinnova un legame tra l'Arma dei Carabinieri e la collettività di Squinzano. E rinnovando questo legame si rinnova anche l'impegno ad agire con legalità, perché questa deve essere un luogo di incontro per i più giovani e deve essere per loro una palestra di legalità. Una palestra di legalità per i ragazzi, questo è il valore simbolico che ha assunto la piazza consegnata alla comunità di Squinzano. Una piazza dedicata a Salvo d'Acquisto, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, guidata dal neosindaco Mario Pede. Da qui deve partire il riscatto non solo di un quartiere che spesso è stato associato anche a torto talvolta al malaffare, alla criminalità, perché spesso nei quartieri periferici e popolari questo avviene, ma perché da qui deve partire il riscatto dell'intero paese, anche dopo una serie di fatti di cronaca molto tristi che negli anni hanno interessato la nostra comunità. Presenti le massime cariche politiche ed istituzionali, prime fra tutte il prefetto della provincia di Lecce, Luca Rotondi. Eccellenza, questa piazza, vediamo, predominanti sono i giochi per i bambini. Come insegnare alle nuove generazioni l'importanza della legalità e il rispetto delle istituzioni? E in questo sono due fattori fondamentali, come abbiamo spesso detto. La famiglia sicuramente è il primo baluardo, è il primo step nel quale il bambino, poi ragazzo, poi adolescente, deve comprendere quali sono i valori della legalità. E poi la scuola. La scuola, e devo dire che nel Salento ho avuto più esempi della grande sensibilità di molti dirigenti scolastici e di molti professori alla tematica della legalità.